ai cancelli della fabbrica chi inizia con il turno delle due. Come avete appreso la notizia questa mattina? Dai media. E la prima sensazione? Faccio fatica a parlare, perché non so, è morto nel 2003, è morto mio padre, per me era il secondo papà, e tutto quello che ho realizzato nella mia vita l'ho fatto grazie a questa persona. Condivido quello che ha detto mia moglie. Come si entra in fabbrica senza questo papà? Penso che sia... È difficile. D'ora in poi cambieranno molte cose, speriamo di no, però vediamo. Questa mattina siete entrati in fabbrica come al solito. Leonardo Del Vecchio era il presidente di questa azienda, e a un certo punto la mattina è arrivata questa notizia. Come l'avete appresa? Malissimo, davvero, perché intanto non ce l'aspettavamo, e poi volevamo andare bene. Da quanti anni è che lavori qui? Sono 24. Hai visto lui? Hai avuto modo di conoscerlo? L'ho visto tante volte, di conoscerlo proprio magari no, però. Cosa succedeva quando annunciavano la sua visita nel reparto? C'era sempre un po' di... non lo so. Di una sorta di timore, perché lui era... Sì, però gli si voleva... cioè non è che facesse l'effetto di uno che magari ha paura, no? Era bello, gli volevamo bene. Innanzitutto, cioè, noi veniamo da una famiglia dove mia madre lavora in Luxottica da quasi 40 anni. Siamo fratelli. Siamo fratelli, quindi io e mia sorella siamo cresciuti grazie ai soldi di Luxottica, insomma, quelli che portava a casa la mamma. Beh, il papà non era Luxottica, però una grande fetta l'ha portata a casa la Luxottica. Mm. E stamattina... Come avete appreso la notizia? Attraverso... Da un collega. Oh. Sono tornato, diciamo, dalla pausa, e sono stato avvertito dal collega, e poi sono andato su Google ed era effettivamente vero, e sono rimasto male, insomma. Sì, anche io da una collega ho subito. Da quanti anni è che siete? Ma io quasi 10. E io adesso quasi 5 a febbraio. Diciamo che siamo una famiglia... legata. Esatto, sì, comunque c'è gente che la lavora in Luxottica. Mia madre è una vita. Noi... io spero di anche la mia vita che sia qua, perché ci sta bene. E poi a noi piace, diciamo, il nostro paese. E dà la possibilità di restare qui. Esatto, cioè io vorrei restare. Grazie a Luxottica ho potuto aprire un mutuo, comprarmi casa, tutte le cose che ho, insomma. È un bel lavoro, soddisfacente, sì, si dà soddisfazione, insomma. E adesso cambierà qualcosa secondo voi? Ma io speriamo di no. Io spero di no. Se cambia qualcosa, solo in bene, speriamo, non in peggio. E comunque c'è ancora un altro colosso, che il dottor Francavilla, che comunque fino a che c'è anche lui mi dà belle speranze, insomma, anche lui alla sua età, però... Però insomma è un brutto giorno, diciamo, per noi a Gordine, per il bellunese, penso. È una persona importante? È una persona importante, sì. Ha dato lavoro all'intera vallata e continuerà a darlo, speriamo. Come hai appreso? Tu hai finito il turno della mattina? Della mattina, sì. Hai appreso la notizia? Durante il turno, sì. Non è stato bellissimo. Tutti giù di umore. Ah. È una brutta notizia, sì. Luxottica non ha dato lavoro solo a chi fabbrica, produce gli occhiali, chi gira attorno alla produzione proprio di quell'oggetto, ma anche a chi poi ci lavora dentro, per esempio le imprese di pulizie. Sì, guarda, la cooperativa La Via, dobbiamo solo ringraziare. Io è un anno e mezzo che lavoro per lui, e sapere che questa fabbrica è partita da zero e adesso dà lavoro a queste persone, dobbiamo solo dire grazie a una grande persona. E ho la pelle di pita, anche se in pochi anni che lavoro per questa azienda, e con l'olio alla famiglia. Grazie. Da dove venite voi? Io vengo da Belluno, lavoro qua da 7 anni, e sentire una notizia del genere mi è dispiaciuto infinitamente. Un dolore che abbiamo dentro,
tutti, credo. Avete condiviso stamattina quando avete sentito? Ho condiviso un post sul mio profilo di Facebook, sinceramente, perché mi sono sentita di farlo. Per me è un grande uomo, una grande partita per tutti noi. Grazie. Mi dispiace davvero tanto. Grazie. Grazie a me. Posso rubarle una battuta? Entra in fabbrica con questa notizia che è arrivata questa mattina. Ronaldo Del Vecchio non c'è più. Come si va a lavorare? Si va avanti. Da quanti anni è che lavora qui in fabbrica? Quasi 30. Quasi 30. Ha avuto modo di conoscerlo Del Vecchio? È passato fra i banchi? Sì, l'ho visto passando. Quando è passato in reparto, basta. Non l'ho mai conosciuto di persona. Quando arrivava bisognava essere sull'attenti, vero? Sì, era molto, molto scrupoloso, molto attento. Grazie. Sei cresciuto, quanti anni hai tu? 22. Sei cresciuto con il mito di Del Vecchio? Sì, è stata una grave perdita, penso un po' per tutti, perché penso ci abbia dato tanto alla Gordino, all'Italia e anche al mondo, e dispiace. E anche altre persone che lavorano in Luxottica, la tua famiglia? No. Tu sei il primo. Come ti trovi qui? Bene, bene. Bene. Hai avuto modo di in questo anno di vederlo, di no. conoscerlo? No. E ai parenti, grazie. Cosa rappresenta per lei Del Vecchio? Cosa ha rappresentato? Un maestro, sicuramente un maestro. Ora, raccogliendo delle testimonianze sulla morte di Del Vecchio, siete entrati in fabbrica con lui? Sì, che tanto. Da quanti anni è che lavora qui? 32. Quindi l'ho conosciuto tanti anni fa. Ha contribuito anche lei alla crescita di questo suo molto grande sogno? Ha avuto modo di conoscerlo? Tanto, un grazie infinito. Arrivando con i pullman, gli operai del turno delle due, voi da dove siete arrivati? Dove siete partiti? Questo? Da Belluno. Quant'è che lavorate in Luxottica? Io 12 anni. 12 anni? Sono un paio di anni. Un paio di anni. Conosco questa realtà, insomma, ho entrato a far parte di questa realtà. Cosa rappresentava Del Vecchio per voi? Cosa rappresenta ancora? Secondo me per il territorio e per l'imprenditoria italiana ha rappresentato tantissimo, è un esempio da seguire. Secondo me da tanti, un uomo che si è fatto da solo, che è riuscito a creare tanto benessere anche per gli altri. Avete timore che qualcosa possa cambiare dopo la sua morte? No, tutto rimarrà uguale. Procede bene, per il suo desiderio, per tutto questo territorio, non penso che cambierà qualcosa, è una grande perdita. Si entra in fabbrica con una notizia di quelle che non si sarebbero mai volute sentire. Con quale animo lo si fa? Triste. Da quant'è che lavora in Luxottica? Io poco, da 6 anni. 6 anni. Cosa rappresenta Del Vecchio per lei, per i suoi compagni di lavoro? La sicurezza, tutto insomma. Cosa succederà adesso? Intanto dobbiamo digerire questa notizia e poi vediamo. L'avete appreso come questa mattina? A me ha avvisato una collega via WhatsApp.